Sono di pessimo umore oggi, ve lo dico ragazzi, proprio. Minchia, c'è così tanto ritardo tra di noi. Sono di pessimo umore. Silenzio, gente che. Aia, minchia, siamo fottuti adesso, minchia, mo adesso. Ma non è colpa mia, non è colpa mia. Io dico, la gente sa che io vado in onda dalle 2 alle 4 del pomeriggio, ok? Sì, sì. Allora io dico, signori avvocati che ci difendete per tutte le cause che abbiamo in ballo, non mi puoi chiamare 20 minuti prima della diretta? Perché ciao, sai che Marco! Poi mi... ciao! Cioè, c'è un pochino di ritardo oggi, non so come mai. Ma stai scherzando? No, sapete di culo! Mi stanno imbarcando, picciu! Va bene, ho capito già la situazione, credo che sia anche quello che riguarda me. Sì, riguarda anche Fabio. Sì, sì. Fabio dico... se ne sta sbattendo i coglioni, però, ragazzi. Pensa che è l'unico che ha una casa, tra l'altro. Quindi è quello che ha, a cui potrebbero portare via. Ma va bene così. Ma io ce l'ho i soldi da parte per pagare i miei errori. Non ho paura di pagare. Ma vai a fare culo, vai, ammalati. Ma veramente c'ha ragione. Ammalati, ma male anche. Devi stare proprio a soffrire come un cane. Ma io me li sono messi. Ti voglio vedere sulle ruote, figlio di puttana. Quando abbiamo perso il processo in primo grado. Ok, sì, io piano piano come una formichina ho messo da parte i soldi per pagare nel caso perdessimo. Ma di cosa stiamo parlando? No, ma voi vi rendete conto che ci stanno accusando di una roba che non ha senso? Ma tu ti rendi conto che noi siamo nelle mani di magari un giudice, con tutto rispetto, di 80 anni che non ha mai sentito lo Zoo di 105 e per partito preso dice che schifo, bisogna condannarli. Il nostro giudice era una bellissima donna intorno ai 36-37. Vero Marco che era una bellissima donna intorno ai 36-37. Credo fosse una delle donne più belle che avessi mai visto nella mia vita. Del mondo. Una grandissima fica, direi. Ho chiesto il divorzio a mia moglie, tra l'altro, perché è una roba. Le ho chiesto schifosa. Il numero quando siamo usciti dall'udienza. Adesso la seguo su Instagram. Mi dispiace che sia già sposata, ma stavo meditando magari di diventare amanti. Vabbè, comunque, ragazzi, chi sbaglia paga. È vero. Ma perché chi sbaglia? Ma non abbiamo sbagliato. Cioè, ma se avessimo sbagliato sarei d'accordo. Cioè, la gente che ammazza che non va neanche un minuto in galera. Ho capito. Cioè, dai. Tu pensa, mettiti nei miei panni, che sono l'unico che non ha detto un cazzo. Comunque, guarda, senti Paolo, io la risolverei così la cosa. Allora, Fabio ha detto che lui è ricco, c'ha tante case, ha messo da parte i soldi, ok? Sì. Io non ho un cazzo, tu non hai un cazzo. Grazie Fabio. Grazie. Un applauso a Fabio. Io aggiungerei anche grazie al cazzo. Bravo Fabio, no. è giusto, secondo me hai sbagliato nella vita, l'hai detto anche tu, no? Certo. Hai fatto anche delle cattiverie a me, è giusto che tu paghi. Grazie. Allora, Fabio. Marco, io grazie, sono perfettamente ti voglio bene. Un applauso a Fabio, signori. Bravo, Fabio. Standing ovation. Ha detto che paga tutto lui. Esatto, Marco. Grande, allora, io volevo ringraziarti per avermi dato tutta questa fiducia e sarà un onore per me pagare anche la tua quota e grazie, quella di Paolo. Grazie, sarebbe stato un onore se questa splendida, meravigliosa emittente radio non si fosse offerta o non si offrirà di pagare lei al posto nostro. Non credo. E facciamo un applauso a 105. Una radio con un grande cuore. No, mi spiace. C'è grande cuore la radio. Nessuno di noi ha avuto ancora rinnovo di contratto, la vedo molto grigia, quindi tornerei sui nostri passi. Un applauso a Fabio, signori. Un applauso a Fabio perché sono già entrato col piattino vestito di stracci, coperto di lacrime, ma non gliene è fregato un cazzo a nessuno, proprio zero. C'è un volo per Malta alle 15:15. Io vi saluto. La Valletta è sempre stato il mio obiettivo nella vita da quando ho visto Striscia la Notizia. Ma di cosa stiamo parlando? Intanto queste risolte mi hai ridato il buon umore, grazie Fabio, ti voglio molto bene. Grazie Fabio. Era il minimo che potessi fare dopo avermi abbandonato come uno stronzo, tra l'altro a Natale. È stata una roba veramente brutta, però grazie, vedo che hai trovato il modo di ripagarmi. Grazie, la prossima volta che ci vedremo ricordati che io sarò di colore alto 1,70, però comunque prego. Grazie Fabio. Grande. Per iniziare la puntata oggi sarà, tra l'altro, come tanti ascoltatori ci hanno chiesto, una puntata interamente dedicata alla musica e le colonne sonore dei cartoni animati. Ci colleghiamo con Studio Chiuso. Bentornati a Studio Chiuso. In primo piano la decisione del Ministero della Sanità sui vaccini. Per i medici che non le prescrivono sono previste radiazioni per trasformarli in Hulk. Finland, Donald Trump chiude la convention repubblicana. Sarò la voce di chi non ne ha.
o di chi l'ha persa urlandogli di andare a fanculo. Di Maio, dichiarazione shock. Secondo il vicepresidente della Camera esiste una lobby dei malati di cancro, ma è molto difficile da stanare. I membri muoiono in continuazione. Sì. Bravo Di Maio. Giappone chiude la Nikkei, l'ultima fabbrica di videoregistratori, per salvare il fatturato. Gli stabilimenti saranno riciclati e dal prossimo mese produrranno telefoni a gettoni. Ottima scelta. 600 case false. La Guardia di Finanza sgomina un'organizzazione che affittava sul web appartamenti inesistenti. Ad insospettire gli inquirenti, un loft vista mare a Bolzano, un monolocale zona Colosseo a Palermo e una villa a Pantelleria a due passi dagli impianti di risalita. Ci sono. Dopo il successo dell'app, i Pokémon diventano preservativi, combattono i mostri herpes, candida e clamidia e per catturarli, invece di una palla, ne servono due. Per il momento è tutto, appuntamento alla prossima edizione. Dai che manca poco alle ferie, dai Maremma Ciclope. Dai, Maremma Ciclope. Maremma Ciclope, bellissimo. Ciclope. Mostrosso, Mostrosso. Amici della miseria, sono le 14:05. Catturatelo, catturatelo e merda giù.